Ferrero in questo senso è stato abbastanza chiaro, cioè non si cambia niente. Io devo fare l'allenatore, faccio l'allenatore e mi concentro esclusivamente a fare l'allenatore. Talvolta nelle tante dispersioni che anche la Samp ci ha avuto viene fuori qualcosa di diverso. Io non mi sono mai permesso di chiedere la testa di nessuno. Con i diretti interessati ci siamo parlati, ci siamo chiariti laddove ce n'era bisogno. Insomma, verso Carlo Austin ho avuto un grande rispetto verso la persona, che è una bravissima persona. Oltretutto fa questo mestiere da 30 anni, penso, e quindi merita rispetto, cosa che gli ho dimostrato con i fatti. Per il resto sono scelte esclusivamente della società, e talvolta il ruolo dell'allenatore viene messo in mezzo anche per fare scelte che non dipendono da lui o che non vuole lui. Blucerchiato da giocatore, blucerchiato da allenatore, arriva un riconoscimento in un giorno speciale, 25 anni dopo lo scudetto storico della Samp. Sì, un bel giorno, io credo che in ogni mestiere, in ogni aspetto della vita, che per guardare con ottimismo in futuro bisogna conoscere in passato, e quindi credo che la Samp in passato abbia fatto delle cose probabilmente irripetibili, e quello deve essere il nostro obiettivo. Qual è stata quell'anno la Samp poi andò l'anno successivo, meglio, a disputare la Coppa dei Campioni, un'annata straordinaria. I tifosi della Samp possono aspettarsi una Sampdoria europea per la prossima stagione, magari con questi obiettivi? Sinceramente non lo so, bisogna avere dei sogni, avere degli obiettivi, ma poi ripeto, rispetto agli obiettivi e ai programmi si deve pronunciare una società, non certo l'allenatore. Qual è stata la molla che l'ha fatta decidere insieme al presidente di restare alla Samp in questi giorni? Io non so che cosa vi hanno raccontato in generale, cosa vi abbiano voluto raccontare. Io ho un contratto con la Samp, conosco e so la realtà della Samp, abbiamo avuto una stagione travagliata, ma comunque ci siamo salvati. Ricordo che la Samp, io lo so bene perché in parte, non dire di più, sono tifoso, nel 2011 il retrocesso dopo un preliminare di Champions League, non di Europa League come quest'anno, quindi ci sono delle annate particolari. Ovviamente bisogna fare tesoro degli errori che noi tutti abbiamo fatto e guardare e programmare rispetto ai nostre possibilità, che sarà la società a dover dire quali, si va avanti e si cerca di migliorare quanto fatto quest'anno. Ci sarà comunque un altro incontro ancora, ci saranno altri. Ma guarda, vi raccontano tutto, purtroppo riuscite molto spesso, o per fortuna, a anticipare quelli che saranno poi gli incontri futuri, quindi rispetto a quello di lunedì prossimo l'ho saputo da voi e probabilmente corrisponde al vero. Vinto uno scudetto con la Roma, qual è la sua idea su Francesco Totti, ecco, su questo rinnovo oramai prossimo, sembrava, la Roma? Allora, Francesco ha fatto delle cose incredibili in carriera, nell'ultima partita ha tirato fuori anche l'orgoglio del campione che possiede, ha fatto cose magiche, no, per quello che è questo sport. Rispetto a quello che vorrà far lui, io credo che se ha voglia di giocare, di continuare a divertirsi e soprattutto di sacrificarsi, fa bene a continuare. Se gli manca una di queste, Vincenzo, su Higuain, io devo dire, il giocatore è sempre ammirato in maniera... Con Battistuta, cioè, si può fare un confronto in questo momento con gli attaccanti di qualche anno fa? No, sono due calciatori diversi, dai, giocano, interpretano il ruolo in maniera diversa in senso generale, ma hanno la stessa fame di gol e la stessa... e non si accontentano, ecco, nemmeno in partita di... se ne fa... vogliono sempre fare di più in termini realizzativi, quindi questo penso che le accomuni più di ogni altra cosa. Sta per partire sulla nazionale, Vincenzo, sta per partire l'avventura dell'Italia ai prossimi campionati europei, quali le prospettive e se davvero sei stato vicino alla panchina azzurra? No, non lo so, le prospettive di questa squadra sicuramente sono buone, sono guidate bene, hanno giocatori internazionali, l'Italia ha sempre fatto la sua parte nelle competizioni importanti. Quindi credo che si possa, credo, mi auguro che possa fare un grande europeo. Rispetto ad altri discorsi sono discorsi e poco più. Grazie. Grazie a tutti. Se lo fate più locale, niente? Mister, risami, ragazzi, del giornale scolastico di Caserta. Ci manda il tuo ufficio. E quindi non quelli votati direttamente dagli allenatori a Coverciano. Andiamo subito con i premi di quest'anno, perché certo, li svegliamo in... Narciso Bisagreta, Daniele Orsato, Giampaolo Tosel, Pierpaolo Marino.
tutto un convegno dell'AIAC, appunto l'Associazione Italiana alle Riflessioni e gli Approfondimenti. Ci fa piacere parteciparvi che ci saranno Renzo Olivieri, presidente dell'AIAC, ma anche Narciso Bisagreta, Daniele Orsato, Giampaolo Tosel, Pier... Molto spesso mi piace rispondere con battute e sono abituato a non dire tutto. Buonasera mister, ben trovato. Salve mister. Si accomodi mister. Il premio Amalfi che il sindaco Daniele Milano consegna. Grazie. A mister Vincenzo Montella, un'eccellenza del territorio. Complimenti. Un orgoglio, un campano che porta alto. Premia il Montella che ha deciso quando di diventare allenatore, perché oggi sai che molti ex grandi calciatori tentano questo percorso, ma magari all'interno non hanno quelle caratteristiche. Dalla Campania sono andati via tanti cervelli, no? Si parla di fuga di cervelli dalla Campania, in questo caso direi fuga di cervello, perché per giocare a calcio ci vuole innanzitutto la testa e fuga anche di... Ma al di là di questo sono le situazioni che determinano poi le scelte o le strade, e quindi rimpianti non ne ho, magari qualche sogno da inseguire sì, ma... C'è una carriera davanti a me. Quello che è stato quest'anno. Io ho un contratto con la Sampdoria firmato a novembre, quindi non è stato rinnovato, è stato rinnovato il percorso insieme, quindi è la voglia di lavorare, a me piacciono le sfide, mi piace lavorare per poter... Diciamo così, ci vogliamo prima guardare un filmato? Sì, vogliamo guardare un filmato. La macchina d'oro al più presto, che vincerà qualche campionato importante, perché no? E naturalmente basta. Allora, adesso... Per quanto riguarda le foto, da questo è stato quest'anno. Io ho un contratto con la Sampdoria firmato a novembre. Di qualità, secondo me. Da osservatore, non da... Per questo potrebbe essere più maliziosi senza dirlo. Ricordi quando per la prima volta ti hanno chiamato Aeroflamino? Poi nel 2016 dove il nostro padrone si sfiderà con... Anzi, sicuramente questa è stata l'esperienza più formativa di quanto mi ricordo. Allega Serie B e naturalmente la città di Amalfi che ci ospita. E allora, detto questo, abbiamo chiuso la presentazione. Sì, io direi che... tutto leader, grazie al loro importante sostegno, i nostri mesi. La guida della squadra. Il premio leader fair play alla società è andato all'Empoli di Fabrizio Comune e Fulcatelli.